Satnam, e ben arrivata, ben arrivato a questa breve classe di yoga dove ti guiderò in una routine di circa 20 minuti per risvegliare il tuo corpo. Ho voluto chiamare questa sequenza risveglio di primavera perché, come vedrai, faremo dei movimenti molto semplici, dinamici ma non veloci, che servono proprio per risvegliare il tuo corpo. Quindi questa sequenza va benissimo sia a fine giornata oppure la mattina. Se ti svegli con poca voglia di fare, vedrai che aprendo il tuo corpo ti sentirai poi un pochino più motivata, motivato durante tutta la giornata, ed è studiata proprio per questa stagione primaverile. Ti ricordo che se poi vorrai altre pratiche per accompagnarti durante la stagione primaverile, non esitare ad iscriverti alla mia area riservata sul mio sito www.choyoga.it, dove trovi il mio ultimo programma con 14 classi ideate apposta per la stagione primaverile. Cho Yoga Spring for You. Ti lascio il link con tutti i dettagli qui nelle schede, sotto nell'info box e nel primo commento pinnato a questo video. Ma cominciamo con la pratica. Allora, per questa sequenza avrai bisogno di una copertina, due blocchi yoga, mi raccomando che siano proprio due blocchi yoga, si trovano facilmente un po' dappertutto, e nel dubbio acquista i blocchi yoga in schiuma perché vedrai che saranno molto più comodi per tantissime posizioni, anche se a volte ovviamente sono un pochino più green, ecologici quelli in sughero. Però per esperienza posso dirti che i mattoncini schiuma, oltre ad essere più leggeri, sono proprio più soffici quando poi li vai a posizionare sotto alcune parti del tuo corpo. E infine un bolster o un cuscino similare. Cominciamo sedendoci a gambe incrociate su una copertina. Come vedi lì vicino a me c'è anche un olio essenziale che utilizzerò in questa prima posizione. Ti faccio vedere come. Se non ce l'hai, ovviamente è opzionale, la prima volta puoi evitare, però poi ti inviterò caldamente a sperimentare, a provare le prossime volte che seguirai questa sequenza. Quindi siediti con gli ischi, le ossa dei glutei sulla tua copertina ben ripiegata, in maniera tale da sentire le tue pelvi, quindi le tue anche, più o meno allo stesso livello delle tue ginocchia. Quindi se senti la necessità di avere una copertina più spessa o di ripiegare ancora la tua copertina, fallo tranquillamente. Incrocia le tue gambe, ruota indietro le spalle, allunga la tua colonna, cerca proprio di centrarti nella posizione. E qui andremo ad eseguire una mudra, quindi un gesto con le mani, che è particolarmente indicato per la stagione primaverile. Usha Mudra. Per fare questo mudra è molto semplice, ti basterà incrociare tutte le dita delle tue mani, rivolgere i palmi delle mani verso l'alto e poi, se vuoi, unire la punta dei pollici o mantenere le punte dei pollici distaccati. Quindi appoggiare i polsi o i dorsi delle tue mani sui tuoi piedi oppure i dorsi dei polsi sulle tue cosce e rilassarti con una respirazione naturale in questa posizione. L'opzione che ti dicevo potrai provare le prossime volte, se hai un olio essenziale naturale che sai che non ti dà fastidio, che sai che non ti crea reazioni cutanee sulla tua pelle, anche se, come non si dovrebbe fare, lo metti puro, essenziale sulle tue mani, puoi, come faccio io, mettere due goccine, strofinare prima le tue mani con l'olio essenziale. E poi creare il tuo Usha Mudra e vedrai che sarà meraviglioso, perché le essenze, gli oli, le particelle del tuo olio essenziale saliranno dal palmo delle mani riscaldate direttamente verso le tue narici e sarà meraviglioso respirare in questa posizione mantenendo la tua mudra. Quindi puoi socchiudere gli occhi e piano piano, concentrandoti sul tuo respiro,
cercare ad ogni ispiro di connetterti con il nuovo, con le nuove infinite possibilità, con la nuova e infinita energia che entra nelle tue narici ad ogni singolo inspiro. E ogni volta che espiri, cerca di concentrarti nel far uscire completamente tutta l'aria all'interno del tuo corpo. E percepisci questa azione dell'espirare come la tua capacità del lasciare andare tutto ciò che non ti occorre. E all'inspiro il far entrare nuove infinite possibilità, nuova energia. Bene, lentamente lascia andare questa pratica. Ovviamente se ti fa piacere puoi mantenerla per molto più tempo mettendo in pausa il video, altrimenti espirando comincia a sciogliere la mudra, cambia l'incrocio delle tue gambe, di nuovo ritrova la posizione corretta con la colonna ben dritta. E al prossimo ispiro portiamo su le braccia, cominciando ad intrecciare le dita delle nostre mani. Rivolgi i palmi delle mani verso il soffitto e qui allungati prima un pochino di più sul lato sinistro e poi sul lato destro. E lentamente cerca il tuo centro. L'obiettivo di questa lezione è proprio un risveglio di primavera, quindi vogliamo proprio risvegliarci dal torpore invernale per risvegliare lentamente il nostro corpo e permetterci di rifiorire. Molto bene, espirando lentamente riporta le braccia lungo i fianchi, prendi due respiri per ascoltare già la sensazione nuova che arriva dopo questo primo movimento con le braccia verso l'alto. Quindi poggia la mano destra in linea con il fianco destro a circa 10 cm dal fianco destro ed inspirando cominci ad allungare il braccio sinistro sulla diagonale del corpo, quindi stacchi la mano sinistra da terra, cominci ad allungarti. E poi lentamente espirando comincia a far passare il braccio sinistro di fronte al tuo viso e quindi in linea con l'orecchio sinistro. Ora, contrariamente di quando si lavora in delle classi tradizionali di Hatha Yoga, in questo caso avvicina l'orecchio destro alla spalla destra e se vuoi puoi piegare un pochino anche il gomito destro. Stai qui due respiri, rilassando per bene i muscoli del volto e inspirando nuovamente il braccio sinistro passa davanti al tuo volto verso il basso e ritorni al centro. Dall'altro lato stessa cosa, appoggio la mano sinistra in linea con il femore, comincio a sollevare il braccio destro, lo allungo, lo allontano da me, poi faccio passare il braccio destro di fronte al mio viso e quindi in linea con il mio orecchio destro, lascio cadere l'orecchio sinistro verso la spalla sinistra, posso piegare il braccio, mi allungo un pochino, sento tirare questi lati del busto che corrispondono a dei canali energetici molto sollecitati in primavera, quindi tutto quello che fai non è casuale, ma è studiato anche per sollecitare le tue energie. E i tuoi canali energetici primaverili, definiamoli così,
ed espirando riporto il braccio destro verso il basso e torno al centro. Mi prendo due respiri per ascoltare adesso le sensazioni del mio corpo e lentamente ci portiamo in quadrupedia. Ci sistemiamo in quadrupedia al centro del nostro tappetino. Se vuoi puoi anche posizionare la copertina sotto le tue ginocchia, se hai le ginocchia sensibili. E cominciamo a portare la mano sinistra dietro la zona occipitale. Qui, espirando, ti chiedo di sollevare il gomito sinistro verso il soffitto e provare a guardare verso il soffitto. Ed espirando, di portare il gomito sinistro verso la tua mano. Il gomito non deve raggiungere proprio la mano, se ci riesci bene, se no non fa niente. Ora concentrati bene sulla respirazione, perché devi espirare quando vai su e inspirare quando vai giù. Ancora tre volte, espira, apri bene la spalla sinistra, inspira giù, espiro. Inspira giù, senti per bene la torsione che coinvolge tutta la tua colonna, dalla fascia lombosacrale alla parte dorsale. L'ultima volta espira ed inspira, mano sinistra a terra. Bene, dall'altro lato, mano destra dietro la zona occipitale. Questa volta espiro, vado su con il gomito destro, mi apro proprio bene la scapola. E inspira, gomito destro alla mano sinistra. E andiamo per 4. Controlla bene il respiro. Si espira quando si va su. E si inspira quando si scende. Anche se può sembrarti più naturale il contrario, in questa classe che è stata studiata apposta, anche in senso terapeutico, espiriamo quando apriamo, andiamo su ed inspiriamo quando scendiamo. L'ultima volta espira ed inspira, mano destra a terra. Bene, risistema bene le tue ginocchia, da qui inspira, inarca la colonna, fa entrare nuova aria, nuova energia ed espirando arrotonda la colonna, spingi un pochino i dorsi dei piedi a terra, arrotonda più che puoi, spingiti proprio con le mani via dal tappetino e avvicino i glutei ai talloni. Poi guardo verso le mie mani, inspiro, inarco, faccio entrare nuova energia ed espiro anche dalla bocca, se vuoi lascia andare. E ancora, cercando di utilizzare il movimento per incrementare la tua capacità polmonare. Quindi all'inspiro la colonna si inarca, i polmoni si riempiono d'aria. Espiro, arrotondo la colonna, spingo l'ombelico verso la colonna, i glutei sui talloni e ricomincio. Ad ogni inspiro nuove infinite possibilità, ad ogni espiro mi alleggerisco, lascio andare. L'ultima volta inspiri, espira. Molto bene. Ritorniamo in posizione neutra. Cominciamo a portare il piede destro in mezzo alle nostre due mani. Prendiamo i due blocchetti e li usiamo alla terza altezza. Quindi entriamo nella posizione di affondo basso, mantenendo però le spalle bene alte. Cerca di portare peso sul tallone destro ed eventualmente spostati indietro con i blocchi. Ascolta l'allungamento dell'ilio psoas a livello della gamba sinistra e il peso delle mani sui blocchi è molto leggero. Quindi non ti buttare in avanti, rimani con il busto indietro, apri le spalle. Ascolta l'allungamento, tre respiri. È un risveglio lento di tutto il tuo corpo, di tutti i tuoi canali energetici. Poi lentamente rimani con il blocchetto nella mano destra che porterai alla seconda altezza.
e anche con il blocchetto sotto la mano sinistra, anch'esso lo porterai alla seconda altezza. Da qui sposti il blocchetto sinistro in linea con il piede destro ed espirando comincia ad aprire il braccio destro in linea con la spalla, al limite leggermente di più in diagonale. Verifica se per aprire di più la tua spalla hai bisogno di tornare un pochino più su con il bacino, ti aiuti. E qui ti apri, apri bene la spalla destra. Stai per 3, 2, un respiro. Ed espirando, mano destra sul blocchetto destro, spingo con il piede destro, allungo la gamba destra. Posso portare anche indietro i blocchetti se voglio, cerco di sentire le anche in linea, di allungare il tratto lombo sacrale. Ancora due respiri, probabilmente tira un pochino il gluteo destro, è normalissimo. E poi espirando piego la gamba destra, blocchetti in avanti per appoggio e facciamo cambio. Quindi piede sinistro in mezzo ai blocchi, i due blocchi vanno alla terza altezza, porto il peso sul tallone sinistro e affondo con il bacino, mantenendo però le mie spalle ben alte. Come dico sempre ai miei allievi, non c'è migliore guru di voi stessi. Quindi quando entrate in qualsiasi posizione yoga, non importa quanto sia apparentemente facile o difficile, cercate di ascoltare le vostre sensazioni, di decidere voi, perché solo voi lo potete fare, qual è il vostro giusto livello. Quindi senti se devi andare un pochino più indietro con i blocchi, se magari devi avvicinare un pochino di più il ginocchio o allontanarlo, per sentire bene l'allungamento dell'ileo psoas destro. Rilassa i muscoli del volto, 3 respiri. Poi lentamente portiamo tutti e due blocchetti alla seconda altezza, li risistemiamo in linea con il nostro piede destro. La mano destra rimane sul blocchetto destro e la mano sinistra, se vuoi gradualmente, prima puoi poggiarla sul fianco sinistro e poi apri il braccio sinistro indietro. In linea con la spalla, al limite leggermente più alto rispetto all'altezza della tua spalla, quindi in una linea diagonale. E respiri. Senti per bene le spalle che si aprono. Stai per 3, 2, 1. Ed espiro, di nuovo riporto la mano sinistra sul mio blocchetto, vado indietro con il bacino, stendo la gamba sinistra, piede a martello. I blocchi possono andare ancora più indietro. E quello che è interessante qui è sentire l'allungamento del tratto lombare, quindi insomma non è importante piegarti tanto con il busto quanto sentire dietro il gluteo sinistro e tutti gli ischi crurali della gamba sinistra che si allungano e le anche le tue pelvi in linea tra di loro. Ancora due respiri. Questo piano piano riapre, risveglia tutto il tuo corpo facendolo proprio rifiorire. E poi lentamente espirando riandiamo in avanti, riportiamo anche il ginocchio sinistro indietro, togliamo i blocchetti, risistemiamo i polsi sotto le spalle, facciamo un Adho Mukha di passaggio, quindi punti le dita dei piedi, inspirando inarchi la colonna, espirando Adho Mukha Svanasana, sistemandoti per bene al centro del tappetino. Se senti la necessità di piegare prima un piede e poi l'altro, lo fai tranquillamente, altrimenti rimani in posizione statica per almeno 3 respiri. Poi inspiri. Ed espirando lentamente, ginocchia a terra, incroci le caviglie, ruoti indietro se possibile, altrimenti muoviti come reputi meglio per te, fino a portarti in posizione seduta al centro del tuo tappetino.
qui sistemiamo per bene gli ischi a terra. Prima posizione, pieghiamo la gamba destra, portiamo la pianta del piede destro al di là della coscia sinistra, abbracciamo con le nostre mani, incrociando le dita delle mani, la tibia destra e allunghiamo bene la colonna. Piede sinistro a martello, prima posizione, torsione, quindi Matsyendrasana, ma in una variante dove lavoreremo un pochino di più sulla cervicale. Quindi con il braccio sinistro vai ad abbracciare la tua gamba destra, mano destra, polpastrelli della mano destra dietro la tua schiena, e questa volta porti l'orecchio destro verso la spalla destra, quindi abbiamo girato il busto verso destra, siamo entrati in torsione, e una volta dentro la torsione, orecchio destro, ripeto, verso la spalla destra, e vado avanti e indietro con il mento, sentendo la parte sinistra del mio collo laterale che si allunga, la parte destra un pochino più accartocciata, diciamo così. Faccio un movimento che mi permetta proprio di massaggiare questa zona della mia cervicale. Poi lentamente, inspirando, ritorniamo per bene al centro. A questo punto ruotiamo un pochino la punta del piede destro verso destra e ci sistemiamo sul fianco sinistro, ovviamente aiutandoci con le mani. Quindi, ripeto, vado a sistemare la punta del piede destro in avanti e ruoto sul fianco sinistro. Sposto le mani un pochino di più verso il lato corto e posteriore del mio tappetino e spingo un pochino di più con la mano sinistra il tappetino via da me, quindi devo sentire tutta questa linea del corpo qui che tira un po'. Dopo tre respiri scendi sugli avambracci, puoi rilassare la testa. Stai qui sempre tre respiri. Ovviamente tutte queste posizioni, se c'è qualcuna che senti che ti fa piacere tenere più respiri, metti in pausa il video e puoi rimanere anche per ogni posizione più di 3 minuti. E poi lentamente, aiutandoti con le mani, ritorni su. Il piede destro rimane lì dov'è. Pieghi la gamba sinistra, facendo attenzione che la tibia sinistra sia parallela al lato lungo del tuo tappetino, e da qui faccio passare il braccio sinistro in avanti e afferro con la mano sinistra la parte interna della pianta del mio piede sinistro, e con il braccio destro faccio la stessa cosa, andando però ad afferrare con la mano destra la parte esterna della mia gamba sinistra. Allora, tutto questo groviglio per sentire allungare bene il vostro gluteo destro. Stiamo qui 5 respiri. E lentamente ritorniamo su, ci rigiriamo sulla lunga del tappetino e ripetiamo tutta questa piccola sequenza seduti sul tappetino dall'altro lato, e vi spiego meglio anche i meridiani, quindi i canali energetici che andiamo a lavorare. Pieghiamo la gamba sinistra, portiamo il piede sinistro al di là della coscia destra, piede destro a martello, incrocio le dita delle mani sulla tibia sinistra, allungo la colonna e ruoto indietro le spalle. Secondo step, torsione semplice, quindi con il braccio destro abbraccio la mia gamba sinistra e porto i polpastrelli delle dita della mano sinistra dietro di me. A questo punto, differentemente dalle torsioni solite dove si guarda oltre la spalla sinistra, ti chiedo di avvicinare l'orecchio sinistro alla spalla sinistra e di fare delle piccole oscillazioni avanti e indietro. Dovete sentire il lato destro del collo che tira e il lato sinistro che viene massaggiato da queste mezze oscillazioni, molto piacevoli, avanti e indietro. Poi lentamente ritorni su con il collo, espirando ritorni al centro. Adesso io mi rigiro da quest'altro lato per farvi vedere bene da davanti.
quello che andiamo a fare. Le gambe rimangono così come sono, semplicemente giriamo un pochino di più la punta del piede sinistro in avanti e ci portiamo per bene in appoggio sul fianco destro. Se avete il fianco molto magro, a volte vi può dare fastidio poggiarlo sul tappetino, mettete la copertina sotto. Allora, da qui le gambe rimangono così, con le mani io mi rigiro verso il lato corto finale del mio tappetino. Questa volta è la mano destra che spinge di più e devo sentire tirare tutto qui, quindi il lato destro del mio fianco. Questa è una posizione che prendiamo in prestito dallo Yin Yoga. I miei allievi che mi seguono nei miei corsi live online la conoscono bene, perché questa posizione permette di lavorare tantissimo sul meridiano del fegato, che è uno dei canali energetici che viene un pochino più sollecitato durante la stagione primaverile. Quindi, che significa sollecitato? Che si può congestionare, che si può bloccare, chiudere. Pertanto, attraverso la pratica cerchiamo proprio di aprire queste parti del corpo per far fluire meglio qui la nostra energia. Puoi immaginare i canali energetici come se fossero delle vene in cui però non scorre sangue, ma la tua energia, prana o chi. Dopo alcuni respiri puoi scendere giù sui gomiti, rilassare la testa. È interessante anche questa seconda variante. A livello di sensazioni vi si possono aprire dei mondi infiniti. E poi lentamente, aiutandoci con le mani, torniamo su, pieghiamo la gamba sottostante, quindi la gamba destra, però ti devi assicurare che la tibia sia parallela al lato lungo del tuo tappetino. A questo punto, con il braccio destro passo davanti alla mia tibia sinistra e afferro la parte interna della mia gamba destra, e con il braccio sinistro faccio la stessa cosa afferrando la parte esterna della pianta del piede destro. Oh, devo sentire tirare il gluteo sinistro. Questa posizione te ne parlo anche in una delle mie classi del mio programma Joy Yoga Spring for You, quindi se vuoi ritrovarla in un altro tipo di pratica non esitare a seguirmi nel programma Joy Yoga Spring for You, un programma studiato apposta per accompagnarti con 14 lezioni nella primavera, nella stagione primaverile. Oppure altrimenti vuoi iscriverti ai miei corsi live online in partenza per il mese di aprile, dove settimanalmente ti proporrò delle classi live studiate con le energie apposite di questo mese e di questa stagione. Lentamente espirando, usciamo dalla posizione, finalmente ristendiamo le gambe in avanti. Molto bene, puoi scioglierle anche un pochino le tue gambe. Qui andiamo a prendere il nostro bolster o cuscino che andremo a sistemare sotto le nostre ginocchia. Portiamo le piante di piedi a contatto e lentamente andiamo giù in un Supta Baddha Konasana supportato. Puoi prevedere una copertina che possa coprirti totalmente se hai freddo, oppure mettere la copertina ripiegata solo a livello del ventre. Andiamo a riscaldare e a proteggere gli organi interni, gli organi addominali che abbiamo lavorato con questi allungamenti, con la pratica. Le braccia lungo i fianchi, palmi delle mani rivolti verso l'alto, pronti a ricevere le infinite possibilità di questa nuova stagione di rinascita, di fioritura. Puoi rimanere nella tua posizione di rilassamento tutto il tempo che vorrai, altrimenti quando deciderai di uscire dalla posizione lo farai lentamente, portando prima i piedi sul tuo cuscino,
e poi lentamente girandoti su di un lato, quello che preferisci, aiutandoti con le tue mani e ritornando in una posizione comoda, seduta a gambe incrociate, magari ricominciando la tua meditazione con Usha Mudra, come abbiamo fatto all'inizio della pratica, e usufruendo del piccolo tip di cui ti parlavo all'inizio di questo video con l'olio essenziale. Vedrai, sarà veramente molto piacevole, sarà veramente un rifiorire e restare qui autonomamente tutti i respiri che vorrai, anche se solo 10 respiri, ma tutto il tempo che deciderai tu di dedicare a questa pratica meditativa, anche se breve, anche se solo di 3 respiri, ma decidi tu il tempo da dedicare, la qualità del tempo che dedicherai a questa meditazione finale, ripeto, del tutto simile, analoga a quella che abbiamo fatto ad inizio pratica con Usha Mudra. Io ti ringrazio per aver praticato con me, fammi sapere sotto nei commenti se effettivamente questa breve pratica, come hai visto, molto gentile, molto dolce, ti ha regalato questa sensazione di rinascita, riapertura, di allungamento un pochino del corpo, se a fine pratica effettivamente ti sei sentita, ti sei sentito meglio. Mi raccomando, non esitare a lasciare un commento, io vi leggo sempre tutti con cuore, con attenzione, e mi fa molto piacere vedere quando il mio lavoro arriva e quando posso dare un piccolo contributo per migliorare la vostra giornata e le vostre sensazioni. Se vorrai continuare ancora a praticare con me, ti ricordo che ci sono 2 possibilità: accedere all'area riservata sul mio sito www.choyoga.it, scegliere il tuo abbonamento che può essere di 30, 60 oppure 90 giorni e cominciare a praticare con tutti i miei programmi disponibili sull'area riservata, tra cui non in ultimo Choyoga Spring for You, un programma di oltre 13 classi, o meglio 14 classi in tutto, comprese le 2 classi bonus, in cui ti guido in delle classi studiate specificatamente per la stagione primaverile. L'abbonamento di 30 giorni costa solo 15,50 euro e puoi iscriverti quando vuoi, non c'è una data, puoi cominciare oggi stesso, il tuo abbonamento scadrà, se scegli l'abbonamento di 30 giorni, dopo 30 giorni al momento dell'acquisto, se scegli di abbonarti per 60 giorni, dopo 60 giorni dal momento dell'acquisto, se sceglierai 90, dopo 90 giorni al momento dell'acquisto. Ci tengo a precisare che una volta terminato il tuo periodo d'abbonamento non c'è nessun rinnovo automatico, quindi puoi praticare serenamente. Quando il tuo abbonamento finirà, te ne accorgerai perché non potrai più accedere all'area riservata, ma ripeto, non ci sarà nessun prelievo automatico. Quindi sarai tu a decidere se poi vorrai rinnovare oppure no. Oppure ancora, se vuoi, ti aspetto nei miei corsi live online, sono aperte le iscrizioni per il mese di aprile. I corsi live online sono dei corsi in cui ti connetti su piattaforma Zoom in alcuni orari e giorni stabiliti, ti lascio il link qui sotto nell'info box e sempre nel commento pinnato a questo video, quindi ti iscrivi per il mese di aprile, quello sì, bisogna iscriversi proprio ad inizio mese, e siccome sono dei corsi a numero chiuso è necessario anche iscriversi il prima possibile per confermare il proprio posto. I corsi sono 3, c'è il corso della mattina presto, ogni martedì e giovedì dalle 6:30 alle 7:30 del mattino, il corso della sera, ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 19 alle 20, il corso di Yin Yoga solo ogni venerdì dalle 19 alle 20, e in realtà c'è un quarto corso che chiamo il corso della sera light, in cui puoi praticare solo il lunedì e il mercoledì dalle 19 alle 20. Scegli il tuo corso, ti iscrivi, se alcune volte non puoi essere presente live online ti arriva comunque sempre la registrazione della lezione, che rimane fino a fine mese. Quindi penso di aver detto tutto, ma se avete qualsiasi dubbio non esitate a scriverlo qui nei commenti, vi rispondo il prima possibile. Quindi non mi resta che aspettarti sul tappetino nuovamente per praticare insieme. Intanto namaste e buonissima primavera a voi tutti.